Io vi chiederei di presentarvi e dirmi perché siete qui, cosa fate, insomma, qual è la vostra passione e che esperienza avete da raccontare. Partirei con Giullo, visto che... Ecco. Lo mettiamo a suo agio. Esatto. Devo presentarmi. Vabbè, sono Giulia, gioco a basket e da 3 anni gioco anche a Baskin, nella società in cui gioco. E siamo qui per parlare di questo, no? Della nostra esperienza nell'ambito del basking. Io mi chiamo Davide, buonasera a tutti, o buongiorno, dipende un po' dall'ora in cui vi mettete per vedere il video. Faccio basking da tanti anni, saranno ormai 6 o 7, sono il dirigente della squadra e voglio condividere con voi la mia esperienza all'interno di questa realtà. Ecco. Davide, chiedo a te che mi sembri più pronto. Cos'è il basking? Allora, il basking è uno sport nato a Cremona nel 2003, anche se ufficialmente l'associazione è stata fondata nel 2006. E, basking significa basket inclusivo ed è il primo sport in Italia e nel mondo che permette la partecipazione al gioco della pallacanestro sia persone normodotate che o non hanno mai giocato a pallacanestro oppure giocano a pallacanestro anche ad altri livelli, sia persone con disabilità che hanno una disabilità sia fisica sia psichica. Quindi è uno sport unico nel suo genere perché veramente è fatto per tutti e giocano assieme donne, uomini. Soltanto l'età è un limite, nel senso che si gioca basking dai 14 anni in su. Per i bambini al di sotto dei 14 anni ci sono delle squadre di mini basking e junior basking. Ok, comunque per alto livello volevo precisare tipo quello di Giullo che gioca in nel Sanga Milano. Sì, Giulia è capitano della Serie 2 femminile del Sanga e gioca con noi da ormai 3 anni, quindi il nostro allenatore è Alessandra Calastri, anche lei ex giocatrice del Sanga Milano. E quindi il livello anche all'interno del basking è abbastanza elevato. E, volevo un pochino mi illustraste come funziona, perché a chi non conosce lo sport è un po' diverso dal basket normale. Sì, assolutamente, è diverso. Non so se vuole intervenire Giulia in questo caso o se proseguo io, come preferisci. Vai. E, si gioca su un campo da basket regolamentare con i due canestri, però si aggiungono sia delle aree in più, e abbiamo due aree laterali poste alle, a metà campo del campo da basket, sia dei canestri in più, all'altezza sempre della metà campo del campo da basket, uno posizionato a 1,10 m di altezza e uno posizionato a 2,20 m di altezza. Questo perché all'interno delle due aree laterali vi sono i pivot, che diciamo durante la partita sono le persone o in carrozzina o che hanno una difficoltà di movimento, quindi hanno magari un problema psichico come una persona con autismo e quindi non può muoversi liberamente per il campo e in queste aree diciamo aspettano il passaggio del pallone da parte del compagno che o lo può passare schiacciandolo a terra oppure entrando direttamente nell'area laterale. Una volta ottenuto il pallone loro decidono se tirare nel canestro alto o basso, diciamo in base alla loro abilità, e hanno la possibilità di scegliere anche se fare un tiro da 2 o da 3 punti. Quindi i canestri dei ragazzi, dei ruoli dei pivot, che sono poi i ruoli 1 e 2 all'interno del basking, sono molto importanti ai fini della vittoria della partita. Certo. E invece per quanto riguarda i ruoli, magari questo lo chiediamo a Giullo, ci sono delle regole specifiche, so, mi avevi spiegato brevemente, anche ruolo per ruolo, no? Sì, allora, i ruoli vengono numerati da 1 a 5, dove gli 1 e i 2 sono i pivot che stanno nell'area laterale e basta, non possono uscire. I 3 sono ragazzi con disabilità che però possono deambulare benissimo, correre per il campo. I 4 sono i normodotati che però non hanno mai giocato a pallacanestro. E invece i 5 sono i giocatori di pallacanestro.
La suddivisione in ruoli serve ovviamente per dare le giuste possibilità a tutti, infatti servono prettamente per capire su chi puoi difendere, perché i tre possono difendere tutti, ma possono essere difesi solo dagli altri tre. I quattro possono essere difesi dai tre e dai quattro, ma possono difendere solo i quattro e i cinque, e i cinque, se vogliamo, sono un po' i più svantaggiati in difesa, ma è giusto perché sono quelli che hanno più capacità, diciamo, e possono essere marcati da tutti, ma possono difendere soli 5. Poi con i ruoli ci sono anche tutti. Punteggio e i tiri, perché i tre possono fare tre canestri a tempo. E i loro canestri valgono 3 punti. I quattro possono fare anche loro 3 canestri o 3 tiri, non me lo ricordo mai. 3 canestri mi sembra. Vabbè. Fai un cenno con la testa, ok? E 3 canestri a quarto, però loro hanno, per esempio, i tre possono fare passi, possono fare doppia. Invece i quattro possono solo fare passi in partenza, però le regole sono le stesse poi della pallacanestro. E non possono fare il terzo tempo, però. Possono fare l'arresto, perché vabbè, il terzo tempo è quello che definisce un giocatore di pallacanestro, quindi lo fanno i 5, non lo fanno i 4. E i 5 invece non hanno 3 canestri, ma hanno 3 tiri a quarto, a grandi linee. Certo, no, questi sono i regolamenti base. Volevi aggiungere qualcosa, Davide? No, la cosa fondamentale del basket è che è appunto uno sport che si adatta alla persona e consente appunto ad ogni persona di esprimere la propria potenzialità. Quindi proprio il fatto che ci sia un regolamento che sembra molto pesante, molto rigido, in realtà è necessario affinché tutti possano stare in campo e tutti possano esprimere al meglio le proprie capacità senza che qualcuno sovrasti sopra qualcun altro. Certo. E invece, Davide, cosa hai notato negli anni appunto in cui giochi a basking, nel miglioramento dell'autostima dei ragazzi con disabilità? Sì, assolutamente è una delle cose che più ci rendono felici, sia gli allenatori sia a me, è che appunto i ragazzi con disabilità, proprio perché si confrontano con altri ragazzi e con persone normodotate, sviluppano molto l'autostima e vengono spronati a cercare di migliorare e fare sempre cose magari più difficili. E uno degli esempi più lampanti è un nostro ragazzo, Albi, che mi ricordo quando ho iniziato io, lui era in sedia a rotelle e tirava nel canestro più basso del campo con una palla di spugna, e con gli anni lui è migliorato tantissimo, si è impegnato tantissimo veramente con noi da ormai anche lui 6-7 anni, riesce quando tira ad alzarsi in piedi e a utilizzare il pallone che utilizziamo tutti noi, che è poi il pallone da mini basket. Quindi questo ti fa capire quanto un ragazzo facendo basking possa appunto migliorare l'autostima in se stesso e spingersi oltre e cercare qualcosa in più che magari non cercherebbe in un ambiente diverso dal nostro. Quindi, e questo lo noto anzi in tutti i ragazzi, ma non solo nei ragazzi con disabilità. Io stesso, quando ho iniziato, ero magari un po' insicuro, ero un po' timido, facevo anche fatica magari a relazionarmi con tutti, e questo sport è una palestra di vita, secondo me. Certo, invece Giullo, magari io ho letto anche un articolo di Davide, mi pare, da qualche parte. Adesso, prima di fare questa breve chiacchierata, ho spulciato un po' sui vari siti internet del basking e volevo capire perché un atleta normodotato, diciamo, inizia a giocare a basket, specificando che comunque è tosta, specialmente se non ha mai giocato, però comunque fai fatica, cioè non è un mettersi solo a servizio di chi ha delle diverse abilità, diciamo, ma è proprio un mettersi in gioco anche per divertirsi, assolutamente. Sì, assolutamente. Io lo faccio per divertirmi, oltre a tutto. Allora, non ti so dire perché tutti lo facciano. Io sicuramente ho iniziato perché, vabbè, amo la pallacanestro in maniera viscerale e in tutte le sue forme.
Quindi quando Kala, quando giocavo con Kala e lei mi aveva spiegato di questo sport, vedendo una nuova versione di quello che è lo sport che amo, ho detto perché no? Poi ci ho provato all'inizio gradualmente perché vabbè, andavo ancora al liceo e non me la sentivo di aggiungere altre cose, quindi appunto da quando ho iniziato l'università ho iniziato a pieno regime e è proprio come diceva Davide, una palestra di vita, ma perché, allora vabbè, dal punto di vista cestistico devi difendere su due aree ed è devastante, cioè, perché poi io sono una molto brava in difesa, cioè me la cavo, insomma, mi piace difendere. E quindi all'inizio, quando questi mi battevano sempre perché io difendevo solo l'area grande, invece c'è anche l'area piccola, mi arrabbiavo tantissimo. Quindi lì ho avuto uno stimolo in più, no? Ho detto, ah, può anche aiutarmi per poi quando vado a giocare a basket normale, no? Perché ti apre ancora di più la visione che hai di gioco. Poi c'è molta tattica e non sembra. Quindi io dico sempre che molti mi ringraziano, molte mamme, perché vado a fare baskin, a giocare, eh? Ma la realtà è che è più quello che il baskin sta dando a me, che forse è quello che io sto dando al basking, sia dal punto di vista umano che proprio a livello di tattica e di testa, anche perché ho un ruolo completamente diverso quando gioco a basking rispetto a quando gioco a basket. Ho molte più responsabilità a basking, devo portare su palla, devo chiamare gli schemi, devo guardare qual è il compagno che ha più possibilità di fare canestro, l'area più libera, cioè è proprio un arricchimento totale. Quindi io ho Certo. iniziato per quello. Certo. E invece volevo chiedere a entrambi, che questo mi interessa molto. Immagino che anche tu, Davide, sia d'accordo con quello che ha detto Sì, Cora. assolutamente, sì, sono sottoscrivo in pieno. E mi interessava molto, se vuoi, è una domanda provocatoria, la metto giù così, però mi interessa molto la risposta di entrambi. Chi e cosa insegna di più a chi? Tra la relazione tra comunque gli atleti normodotati e quelli con differenti abilità. Però questa non era una domanda, non mi ero preparato. No, scherzo. Diciamo che c'è uno scambio veramente reciproco c'è uno scambio reciproco tra di noi, tra i ragazzi. Noi magari gli insegniamo, so, il tiro, come si difende, e loro ti insegnano che un sorriso molte volte vale molto più di qualunque altro gesto, e soprattutto quando magari arrivi in palestra, noi ci alleniamo la sera verso le 7:30, quindi arrivi in palestra dopo una giornata magari stancante, dopo il lavoro, penso Giulia con gli allenamenti dei bambini, l'università, eh. Arrivi in palestra dove comunque sei magari stanco, magari hai avuto una giornata pesante, sei un po' nervoso, arriva, non so, Nick che ti abbraccia, ti dice oh, grande fratello, ti fa il saluto come sa fare lui, e quindi in quel momento tutto il peso della giornata crolla e per quell'ora e mezza di allenamento pensi solo a divertirti con loro. Quindi, ripeto, magari noi gli insegniamo cose più tecniche, quindi come tirare, come si difende, loro ti insegnano più cose sulla vita che magari non osserveresti così. Certo, Giulia, vuoi aggiungere qualcosa? No, sì, è tutto vero. Cioè, poi ti insegnano che magari, che ne so, uno pensa, oddio, che problemi che ho nella vita, sono tutto buio, eh? Poi arrivi lì e li guardi, vedi anche che fatica proprio che fanno per. Lui diceva Alberto, cioè io quando vedo Alberto che si alza per tirare, dico, mamma mia, ma fa proprio una fatica fisica, tant'è che subito dopo il tiro si lascia cadere sulla carrozzina e dici, beh, forse devo smetterla di lamentarmi delle cose che sono futili, diciamo. Cioè, loro ti insegnano quelle. Poi Albi, sempre lui, però lui è sempre sorridente. Cioè, io non l'ho mai visto una volta giù, anche se sbaglia. E, cioè, come diceva Davide, ti danno proprio tanto umanamente. Anche lì, davvero, io alcuni martedì soprattutto arrivo che non ho proprio voglia, magari. E poi so che devo star lì fino alle 11 perché il martedì faccio basket e poi ho l'allenamento mio con la prima squadra.
E poi arriva Manuela che mi salta addosso, tutta appiccicaticcia, e mi riempie di baci, o lo stesso Nick, ma anche noi come staff ci divertiamo proprio. E quindi davvero, come diceva Davide, ti passa, cioè ti torna la voglia di star lì e di fare quello che più ci piace. Certo. Invece mi interessava molto un aspetto che, diciamo, dall'esterno, quando uno pensa come e quanto è difficile, potrebbe essere difficile, approcciare con delle persone con della disabilità, ma non perché, sia difficile in sé, ma perché si ha paura in qualche modo di non essere in grado, no? Cosa consigliate alle persone che cercano, a volte pensano, di avvicinarsi a un lavoro di questo tipo, a uno sport di questo tipo? Sì, è assolutamente un pensiero condiviso che avevo anch'io quando pensavo o comunque volevo iniziare a fare basket anni fa. Il fatto è che ogni cosa si migliora con l'esperienza, quindi nessuno all'inizio è bravo a fare niente finché non ci si mette in gioco e non si prova. Quindi secondo me iniziare il prima possibile e lasciarsi andare senza avere paura, perché appunto gli sbagli che magari fai, poi c'è sempre qualcuno pronto a correggerti e ad aiutarti, e poi sono soprattutto i ragazzi che ti aiutano e non si fanno problemi anche magari a sgridarti a volte. Giulia, concordo. Quindi No, sicuramente prima inizi meglio è, e poi meno problemi ti fai, più ti diverti. E immergersi in una realtà come la nostra è veramente edificante, secondo vuoi aggiungere qualcosa, Giulia? sono d'accordo. Io faccio spesso questo discorso con le altre ragazze che appunto il martedì, arrivando prima in palestra, vedono gli allenamenti. Ho provato tantissime volte a tirarle dentro perché ne abbiamo bisogno. Però spesso, e le capisco, mi dicono: ma non so se sono in grado, non so come relazionarmi. La verità è che bisogna essere se stessi anche con loro, come in un qualsiasi rapporto. Loro non hanno bisogno della nostra pena, devi essere semplicemente te stesso, e come diceva Davide, cioè, ti sgridano, se per loro non stai facendo bene o non ti stai comportando bene con loro. Però quello, io sono sempre stata me stessa, ovvio, cioè un minimo di sensibilità lo devi avere, perché non è che puoi metterti a insultare. Però io negli anni ho imparato che se li devo sgridare, li sgrido. Cioè, se qualcuno, non è che siccome poverini, non esiste il poverini per loro, perché anche il basking è un modo per, cioè, far capire che anche loro hanno le loro potenzialità, le loro capacità, e quindi come tutti sbagliano e devono essere sgridati, tra virgolette. Quindi il mio consiglio è semplicemente essere se stessi anche lì. Uno degli aspetti che forse piace di più ai genitori o comunque a chi frequenta il nostro mondo, il mondo del basking, è che non ci sono appunto distinzioni. Cioè io sgrido il ruolo 4 perché ha sbagliato il passaggio, sgrido il mio capitano Nick il ruolo 3 perché non mi ascolta e Non la passa. andare a passare la palla vuole per forza tirare, poi sbaglia il canestro, sgrido il ruolo 1 se il tiro che fa non va bene o per mille altre sfaccettature. Quindi è uno dei principi cardine è questo, cioè si tratta tutti allo stesso modo senza distinzioni. Ed è la cosa Certo. che forse ci fa crescere di più. Sì, questa è una cosa molto bella. L'aspetto dell'approccio me ne sono accorto perché mio padre lavora con dei ragazzi disabili, appunto, e anch'io all'inizio, quando ho avuto occasione, insomma, alle cene di lavoro, così, quando mi capitava di incontrarli, avevo un po' di timore. Poi in realtà ho scoperto, proprio vivendolo, che bisogna trattarli esattamente alla pari e loro sono strafelici di questo. Esatto. Invece, passando ad un aspetto un po' più pratico, volevo capire un po' quanti allenamenti fate e come funziona il campionato. Un'altra domanda. No, allora, gli allenamenti ne facciamo 2 a settimana, dalle 19:30 alle 21, il martedì e il giovedì,
e ci alleniamo al Palagiordani, che è in via Cambini, che è poi la struttura di Milano Sport dove si allena e gioca anche la Serie A2. E, 2 volte a settimana, appunto per 1 ora e mezza. E di solito da settembre fino a fine maggio. E il campionato è composto così: ogni 2 anni ci sono i campionati nazionali, che sono appunto dei campionati dove si scontrano le regioni d'Italia, perché il basket è uno sport che da Cremona si è poi diffuso in tutta la Lombardia e poi in tutta Italia. Ormai sono, mi sembra, 12 le regioni dove si frequenta. Abbiamo un centinaio di associazioni sportive che praticano il basket, e una roba come 6.000 atleti in tutta Italia, che non è poco, oltre a appunto qualche squadra anche in Europa. Ogni 2 anni si scontrano le migliori di ogni regione e si dà vita al campionato nazionale. Mentre ogni anno invece vi è il canonico campionato regionale, e che ogni anno più o meno è organizzato con i gironi, poi le fasi. I quarti di finale, le semifinali e le finali. Quest'anno ovviamente ci siamo interrotti neanche a metà, perché poi quest'anno è iniziato un po' tardi, però appunto teoricamente l'anno prossimo dovrebbe esserci il campionato nazionale che tutti aspettano con grande ansia. Certo, invece per quanto riguarda i tempi dei quarti delle partite, è sempre lo stesso rispetto al basket oppure cambia qualcosa? No, allora i quarti sono 4 quarti e si gioca ogni quarto 8 minuti e poi le tempistiche un po' variano perché il tempo si ferma anche quando i ruoli, non so, si entra e si passa la palla a ruolo 1 che staziona nell'area laterale. Quindi in quel caso per permettere lo spostamento del ruolo 1 che è in carrozzina. Si interrompe il tempo partita, il ruolo 1 si posiziona e non appena gli si consegna la palla perché Riparte. possa tirare, il tempo riparte. Però sono comunque 4 quarti da 8 minuti l'uno e poi per il resto segue molto le regole della pallacanestro. Non c'è infrazione di campo e un'azione dura massimo 30 secondi. Quindi queste sono un po' forse le varianti. Invece, per quanto riguarda, tornando un attimino all'allenamento, l'allenamento immagino sia impostato molto sotto l'aspetto ludico. Io lascio la parola al Vai nostro Giulia. coach. Allora, in realtà non proprio, cioè, una prima parte sì, noi iniziamo, a parte che iniziamo sempre tardissimo perché l'allenamento dovrebbe iniziare alle 7:30, ma prima delle 8:15 noi non iniziamo. Comunque la prima parte sì, è proprio un gioco. Noi abbiamo i nostri giochi, i must, che sono il cacciatore, che è un semplice mago libero, o noi giochiamo con 2-3 stella, che a me piace da impazzire. Quasi mi è schiacciato Oh. una gamba io giocando con questo. Sì, vabbè, non apriamo questo discorso che è meglio. Non so. O Sparviero, e quello sì è proprio un momento ludico. Poi in realtà lavoriamo come in un allenamento di un qualsiasi sport sulla tecnica, quindi magari facciamo dei percorsi in cui cerchiamo, ovviamente aumentando la difficoltà in base al ruolo, di migliorare il palleggio o il ball handling. Poi magari facciamo degli esercizi di tiro e poi arriva l'ultima mezz'oretta, arriva il momento della partitella dove lavoriamo sui nostri schemi, perché comunque abbiamo anche noi degli schemi su quelli che sono i nostri punti deboli e su quelli che invece sono le nostre potenzialità e i nostri punti forti per migliorarli ulteriormente. Quindi in realtà di gioco vero e proprio c'è solo il La primo prima quarto parte. d'ora. Perfetto. E invece volevo farvi i complimenti perché comunque non è stato detto, però siete campioni d'Italia. Sì, Io diciamo no. che Tu no. io sono arrivata e basta. è arrivata un po' in ritardo, però no, non lo diciamo perché rimaniamo umili, ma abbiamo vinto nel 2015 e nel 2017. Quindi per due edizioni di fila ai campionati nazionali e sulle quattro che si sono disputate finora, quindi metà le abbiamo vinte noi. E questo testimonia il fatto che facciamo qualcosa non solo perché ci piace, ci divertiamo, ma cerchiamo anche di farlo bene, mantenendo
cercando di mantenere un livello molto elevato, un livello molto costante. La prima edizione l'abbiamo vinta, nel 2015 è stato un anno molto particolare, perché erano entrati a far parte della squadra elementi nuovi, e quindi sì, sapevamo che c'era il campionato nazionale, ma pensavamo di partecipare, andare, perché poi i campionati nazionali non si giocano sempre nello stesso luogo. Nel 2015 abbiamo giocato a Rho, nel 2017 a Vicenza, e pensavamo noi appunto di fare una piccola trasferta a Rho, e invece poi ci siamo trovati a vincerlo. Nel 2017 invece eravamo la squadra che doveva difendere il titolo, e quindi c'era tutta altra atmosfera, una squadra molto più blasonata. Sono molto contento e orgoglioso di dire che abbiamo portato il gioco del basket a un livello molto elevato, e se quasi tutte le squadre ora si sono attrezzate per avere una qualità così alta, è anche grazie a noi. Quindi rimaniamo umili, però sì, siamo contenti. Questa è la maglietta che non si vede, campioni d'Italia. Tra l'altro quella maglia ce l'ho anch'io, senza aver vinto niente. Ho anche la medaglia del 2017. Esatto. Sei arrivata quell'anno lì. Cioè, il 2018 sono arrivata io. No? Sì. Ah, ok. Mi sembra di sì. Ah, noi abbiamo vinto a giugno 2017, tu sei arrivata credo a settembre. Ah, ok, sì, può essere. Sì. Beh, sì, è stagione 2018, sì. Sì. Stagione 2018, sì. Ma i protagonisti sono in parte cambiati dal 2015 al 2018, oppure è rimasta presso a poco la stessa squadra? Diciamo che ci sono delle icone, delle figure che sono rimaste. Una è il nostro bomber, che Nasser, che è con noi dal 2014 addirittura. È stato colui che ci ha permesso di vincere sia il primo e anche il secondo campionato. Nasser ha un ruolo 1, tira con la sua palla di stoffa, perché non l'abbiamo detto, ma proprio perché il basket si adatta alle persone, permette anche alle persone che non riescono a tirare con la palla da mini basket di utilizzare un pallone proprio. Nasser usa un pallone di stoffa che riesce a, tramite un movimento del polso, riesce a lanciare nel canestro. Lui è stato uno di quelli che ci ha fatto fare davvero tanti punti, sia nella prima edizione sia nella seconda. E abbiamo Alessandra Calastri, di cui parlavo prima, che è allenatrice, che appunto fa parte della squadra sin dalla prima edizione. Non c'è più il nostro ex allenatore, che è Roberto Andrivino, che è anche lui un volto abbastanza noto del basket in Lombardia, un ottimo giocatore, direi. E vabbè, ci sono io, che non è che conto molto in campo quando serve il gioco, no, però molti ragazzi sono rimasti. Penso beh, Eugenio, Nick. Eugenio Tommasini, Albertone, Francesco Morello, cioè la squadra è ben solida, le figure chiave sono rimaste. Poi ovviamente ogni anno magari c'è chi viene, si ferma, poi non può continuare con noi l'avventura, però diciamo che è bello, perché cerchiamo anche un modo per far conoscere sempre di più questo sport a tutti, e quindi anche se uno non si ferma, però magari o ne parla, o c'è anche stato il caso di chi ha formato proprio una propria squadra, come Carugate, per esempio, a noi fa felici, perché più squadre si formano, più basket c'è in giro, e meglio è, non solo per chi lo pratica, ma anche per l'ambiente che sta attorno. Certo. E poi mi interessava molto, Davide, cosa hai provato e cosa hanno provato i ragazzi in entrambe le vittorie dei campionati nazionali. Cioè, cosa hai visto e cosa hai provato? Diciamo che vincere uno scudetto è un qualcosa di... Cioè, non si prova tutti i giorni, diciamo. Quindi per me è un'esperienza nuova. Poi nella prima edizione del 2015 ero ancora un liceale, quindi... emozionatissimo anche io, i ragazzi che piangevano, tutti piangevano, da Cala, che è quella che di solito si lascia sempre di più emozionare, persino Nasser si è emozionato, quindi vedi in loro la gioia negli occhi, l'orgoglio di avercela fatta, la stanchezza, anche perché comunque i campionati nazionali si giocano su 3 giorni, 3 giorni intensi di partite, mattina e pomeriggio, quindi una delle scene più divertenti è stata quando abbiamo dovuto fare il bucato, perché
continuavamo a utilizzare la stessa divisa e quindi a un certo punto ho detto laviamole perché puzzavano troppo e quindi non erano più utilizzabili. E quindi vedi proprio la gioia nei loro occhi, poi son momenti fantastici che speriamo di poter rivivere, magari non so se l'anno prossimo, nelle prossime stagioni. Certo, e invece per Giulio volevo chiedere da chi è presa più di mira e da chi è invece più amata. No, vabbè. No, allora, presa di mira in senso, senso in positivo, senso cattivo. Non lo so. No, perché tipo c'è Nick che all'inizio proprio non... Io sono entrata fin da subito anche come vice allenatrice, come aiuto di Cala. E lui all'inizio proprio non esistevo per lui, potevo dirgli qualsiasi cosa e lui mi rispondeva no, no, se me lo dice Cala, ok, se me lo dici tu non mi interessa. Oppure lui è il capitano e molto spesso la gente mi chiamava capitano perché lo sono della prima squadra e lui si arrabbiava tantissimo, il capitano sono io, non... Invece adesso mi abbraccia, mi cerca sempre, vuole stare sempre in coppia con me. Questo è un bel passaggio. Di mira no, in realtà forse sono più io che prendo di mira certi soggetti perché magari fanno sempre gli stessi errori anche se glielo 18 volte e loro vanno avanti comunque. Invece amata, vabbè, io a questo mio fan sfegatato che è Geremia, che è proprio... Mi vuole portare fuori a mangiare il gelato, però lo devo pagare io il gelato, cioè, quindi c'è qualcosa che non quadra, Mi sembra giusto. non ho capito bene come funziona. Però Gere, se no Manu, anche se Manu è innamorata di Davide, quindi Davide in realtà è quello che ha più spasimanti, quindi dovevi farle a lui Ecco, questa Davide. domanda. È vero. E per te invece? No, io ho sempre Manuela che mi vuole molto bene, mi abbraccia, mi cerca sempre. Poi ho anche Lenina che mi dedica canzoni d'amore in videoconferenza con la squadra. E o mi scrive lettere d'amore, quindi ho un rapporto fantastico con i ragazzi, ma poi con tutti, cioè non c'è un ragazzo col quale non riesca ad avere un rapporto felice, soprattutto per quelle ore di allenamento che facciamo settimanalmente. Io uno ce l'ho, Però, ma non lo diciamo. eh? Io uno ce l'ho. Volevo ricordare anche a Giullo gli sketch che fanno Elenina e lei, che sono molto Ah, è divertenti. vero, no, ecco, Elenina mi prende di mira. Elenina proprio me ne dice di ogni, mi insulta proprio. E poi è convinta che io sia innamorata di Davide, glielo voglia rubare. E quindi fa di tutto per sabotarmi. Ma è vero, non me l'ero proprio ricordata. Ma lei me ne dice veramente di ogni, ma proprio cattiva. Esatto, Elenina è detta il killer tascabile, è un nostro ruolo 2, un pivot. Che è veramente brava sia a tirare da 2 punti nell'area laterale sia da 3, e il killer tascabile perché appunto ti fucila con le frecciatine che lancia ed è tascabile perché effettivamente è piccolina, Piccolino. piccolina ma letale. Mamma mia, senti. Certo, invece vorrei chiudere, diciamo, questa chiacchierata chiedendovi un aneddoto che ti è rimasto particolarmente nel cuore in questi anni di basket. Se Forse ce n'è uno in particolare che vi viene in mente. intanto a me viene in mente sicuramente l'edizione del 2017 delle finali nazionali a Vicenza. C'era stata la commissione tecnica che è quella che diciamo, valuta i ruoli, quindi decide se il ruolo assegnato a un determinato giocatore è corretto, perché può succedere che magari una squadra metta come ruolo 4 un giocatore che in realtà sa giocare a pallacanestro, e quindi è giusto che ci sia una commissione che sposti il ruolo, quindi ti dica tu non sei un 4, se sai giocare a pallacanestro sei un 5. In quel caso la commissione tecnica aveva preso una decisione su Nasser che tirava diciamo, la distanza tra la fine del campo, alla metà campo del campo da basket, quindi l'altezza del canestro, e la ruota della sua carrozzina a 80 centimetri,
siccome lui era veramente bravo, nel senso che segnava parecchio, decise di allontanarlo di ben 10 centimetri, quindi non più 80 centimetri, ma 90. Nasser mi guardò incazzato, non so se si può dire, e mi disse, ma questi, cosa vogliono questi che mi fanno tirare da 80 centimetri, da 90 centimetri? Mi disse, non ti preoccupare, io faccio canestro uguale. Alla prima partita utile, lui segnò e venne da me e mi disse, hai visto che non è cambiato nulla? Quindi, questa è stata una delle scene più divertenti, anche più commoventi nel contesto, perché ti racconta anche la risposta che un ragazzo dà. Ha degli stimoli che gli vengono dati, e quindi torniamo forse al discorso di prima sul migliorare se stessi, sull'autostima, eccetera. Certo, invece per te, Giullu? Vabbè, più vicino forse l'emozione del giocare al forum, anche se per un torneino in realtà che non valeva niente, però sia mia del giocare, cioè del palleggiare sul forum e pensare a chi è passato di lì, sia dei ragazzi super emozionati nel fare canestro lì al forum, nel vedere i giocatori. Questa è quella che ho più vicina. Poi in realtà le cose belle che mi porto dentro sono quando vedo i ragazzi che migliorano tanto e se ne accorgono, e quindi sono felicissimi per questo. Non so, a me viene in mente Raffi con Giamba, che Raffi è questo ragazzino autistico e Giamba è suo papà, e giocano tutti e due insieme. E all'inizio era veramente invivibile come cosa, perché Raffi scappa in continuo, a volte è un po' manesco, poi lancia cose, e Giamba all'inizio era molto oppressivo, non è in senso negativo, cioè, invece ora Giamba ha iniziato a giocare, io lo amo, poi vabbè, questa è una mia passione personale per Giamba. E Raffi è migliorato tantissimo, e queste sono le cose che veramente mi rendono felice. Questo. Certo, e per chiudere passiamo a una domanda social che mi è arrivata. No, io so chi è stato. Di chi è stato, e di la domanda, e dammi anche la risposta. La domanda non so se la so, sarà stato Libo sicuramente. Ah no, Libo no, io lo no. So. È stato Libo. Ma Libo non ha scritto niente, non ci credo. No, non ha scritto niente. Dobbiamo sgridarlo. Matteo Liberti è un ragazzo che ha iniziato quest'anno a giocare, e mi aveva detto, sono tentato dal fare una domanda che possa metterti in difficoltà, ma evidentemente mi ha graziato. No, non è che possa essere la domanda. È stato Eugi. Eugi, cosa può averci chiesto? Di fare gli allenamenti a casa? No, ha chiesto che... Una delle richieste che sono arrivate ultimamente sono organizzate degli allenamenti in videoconferenza, che io l'ho scritto ai miei allenatori e gli ho detto, boh, vediamo che cosa si può fare, perché non è così facile mettere in piedi No. appunto, vuoi anche solo atletico con i ragazzi, però diciamo che ogni tanto ci vediamo in videoconferenze, forse quella è la soluzione che preferisco, nel senso scambiarsi, poi gli allenamenti li riprenderemo, spero a settembre, ci sarà tempo per correre. No, no, la domanda non la so. Vai, di là tu, Luca. E Luigi chiede qual è il migliore tra i due ad allenare e a dare dritte. Tu non alleni, Dave, quindi... Giulia, la vita, Giulia. Quindi No, ma in Giulia. realtà semplicemente perché lui non allena. Ah, Cioè... ok. Io dispenso pochi consigli, pochi ma buoni, dai. No, Giulia, background di pallacanestro, di mini basket, e quindi sicuramente è più brava di me, e non a caso è nel nostro staff. Alessandra Calastri, Claudia Daddio e Lorenzo Messaggi, oltre a me e Giullo. No, siamo un bello staff, La sì. prossima, di, la prossima stagione di collaborare di nuovo con tutti loro. Certo. Allora io vi ringrazio tantissimo, e vi ringrazio sia per la videochiamata che per quello che fate, perché comunque è molto bello, sia per voi che per i ragazzi che hanno la fortuna di avervi. E magari ci riaggiorniamo al prossimo campionato nazionale o più avanti. Sì, volentieri, grazie a te dell'ospitalità, complimenti, e so, se vuoi ogni tanto venire ad allenarti, so che non sei proprio delle nostre parti, però un allenamento puoi Mi fare.
Mi piacerebbe molto, Giulio lo sa che ogni tanto chiedo, ma non è gli avevo facile. detto di venire a vederci contro Bergamo, ma poi non abbiamo più fatto. Infatti. Va bene. Grazie di nuovo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.